i numerosi silos che svettano come cattedrali tra il Veneto e l'Emilia e la bassa Lombardia nascondono un dramma. Più di 20 milioni di quintali di mais, e cioè almeno un terzo della produzione dell'anno scorso, sono inquinati da un fungo che è chiamato l'Aspergillus flavus. È un fungo che provoca una tossina, la cosiddetta aflatossina B1, in grado di indurre fenomeni di necrosi cellulare e addirittura di cancerogenesi. Una massa enorme di mais malato e pericoloso rischia dunque di mettere al tappeto i coltivatori che non riescono ovviamente a farsi pagare il prodotto e rischiano di non avere i soldi per le prossime semine. A rischio anche il mercato della polenta, ovviamente, dell'olio di mais, dei cornflakes, ma soprattutto è a rischio quello della carne e del latte, in quanto i bovini sono in gran parte alimentati per almeno 3 mesi con questo mais. E per l'alimentazione umana è in pericolo anche la farina, abbiamo detto la polenta. Le norme sanitarie e comunitarie prevedono l'ammissibilità di aflatossina B1 solo in misura di 5 parti per bilione, cioè 5 parti su 1 miliardo. Per l'alimentazione zootecnica il limite è fissato a 20 su 1 miliardo, cioè 4 volte di più. Tutte le autorità sanitarie e le associazioni di produttori assicurano che i controlli sono serrati e che per i consumatori non c'è pericolo. Ma sotto sotto c'è chi propone di proporre in Europa di alzare la soglia limite di queste aflatossine e di fatto di salvare, a spese della salute umana, l'enorme quantità di mais fermo nei silos. Io dichiaro la mia ferma e forte opposizione a questo pericoloso escamotage di alzare i limiti di sicurezza, perché questo significa danneggiare la salute e anche l'economia del nostro cibo made in Italy. Abbiamo avuto già enormi danni con la mucca pazza e con l'influenza aviaria. Esistono tecniche di ripulimento del mais inquinato che permettono di recuperare addirittura fino al 60-70%. La restante parte può essere usata per esempio per il biogas o per le biomasse. Io domani con questo freddo mi volevo fare una gustosa, bella, calda polenta. Ma sai che vi dico? Che ci sto ripensando. Buonanotte.